Allora, eccoci qua. Madonna, un parto. Un parto perché questa partita la sentivo tanto, perché ho tantissimi amici milanista, mannaggia voi, e so che state guardando questo video, mannaggia voi, e so benissimo cosa aspetteranno i commenti. Sono contento, ero abbastanza contento nel primo tempo per un atteggiamento diverso rispetto al solito, finalmente maturo e per tutto quello che ha accompagnato questa partita in questi giorni. Sono molto soddisfatto del secondo tempo, ma adesso ne parliamo. Prima di tutto, qui sotto in descrizione c'è OneFootball, scaricatelo completamente gratuitamente, in maniera completamente gratuita sui vostri cellulari. È gratis, andiamo a leggerci post partita, andiamo a leggerci le notizie di calcio mercato perché è iniziato. Da qui al 1° febbraio ci saranno tante notizie da seguire, tipo la quarta punta, un eventuale centrocampista. Arriva qualcuno in difesa? Vendiamo qualcuno? Non lo so, seguite OneFootball, ve lo diranno loro. E un mi piace a questo video perché ovviamente andare a giocare una partita a San Siro contro il Milan, capolista imbattuto, più 10, che ha fatto un 2020 strepitoso, non era facile. Soprattutto se poi ci mettiamo la giornata di ieri con le positività, l'altro ieri di Alexandro, di ieri di Cuadrado. Stamattina abbiamo aspettato la lista dei convocati per capire altri eventuali positivi e alla fine li ha avuti il Milan. Quindi il Covid che continua a danneggiare il campionato di Serie A. Sono stato contento di aver giocato la partita, sono stato contento di aver visto due squadre rispettare alla regola, alla lettera, il regolamento. Quindi onore a noi, onore al Milan e onore a tutte le squadre che hanno sempre giocato anche con problemi legati al Covid. E passiamo a parlare della partita di per sé. Un grandissimo assente, il giocatore copertina, Cristiano Ronaldo. Veramente una partita tremenda di Ronaldo, tremenda, dove non ha inciso quasi mai, praticamente nulla. Lo sappiamo, Ronaldo ogni tanto c'ha quelle partite lì, qui non c'entra niente con il resto della squadra. Però ci sono state risposte positive da parte di altri giocatori. Dybala, che finalmente ha fatto la prima vera partita da Dybala. Sul gol di Chiesa l'ho detto, questa è la prima giocata di Dybala da Dybala della stagione. Più del gol al Genoa, più degli altri gol all'Udinese, più degli gol al Ferencváros, il tacco a smarcare Chiesa, mandarlo in porta la prima vera giocata. Un Chiesa che è stato in assoluto migliore in campo. Domani sottolineeremo anche questa cosa su YouTube. Bisognerà parlare tantissimo di questo ragazzo che era, signori miei, cioè è arrivato tra i dubbi. Tra l'altro, prima partita espulsione per lui, e nelle ultime gare invece è la nostra linfa vitale, il nostro giocatore in più, quello che ci sta aiutando particolarmente. Sono veramente contento di Chicco, come l'abbiamo soprannominato in live su Twitch, e vi devo ringraziare perché live su Twitch siamo stati veramente tanti, tantissimi per tutta sera, dai 1000 ai 2000 praticamente, quindi un seguito allucinante, un seguito allucinante. E Federico Chiesa, a parte il gol dell'1-0, a parte il palo traversa, incrocio dei pali del primo tempo pochi istanti prima del gol, a parte tutte queste cose qua, anche il secondo gol, prima di uscire, probabilmente per infortunio. Adesso cercheremo di capire, anche per questo valuteremo su OneFootball tutti gli aggiornamenti che usciranno. Ma il secondo gol è molto complicato, eh. Il secondo gol è veramente molto complicato. E anche qua, onore al merito a Dybala, vedere Chiesa largo sulla destra, a passargli il pallone, ad aprire il pallone e a darglielo là. Io sono stato veramente contento di quella che è stata la prestazione, perché io ve lo torno a dire, contro questo Milan, tra l'altro una squadra ostica, rognosa, organizzata, difficile giocare contro questo Milan, eh? Un pressing bellissimo secondo me il Milan, tante volte in cui noi eravamo in possesso della palla abbiamo faticato perché il Milan dall'altra parte ci continuava a pressare altissimo, coraggiosissimo il Milan. Però la Juventus secondo me ha fatto una partita onesta, una partita anche equilibrata, il risultato forse non è esattamente il risultato giusto per una partita come è stata, ma la Juve secondo me ha fatto una grande prestazione e ripeto ancora una volta, questo Milan è una buona squadra nel campionato italiano, è una big in quest'annata, lo dice la classifica e ce lo ha detto il campo. Quindi vale doppio, forse vale triplo, perché in questa giornata abbiamo recuperato 3 punti sul Milan per lo scontro diretto, 3 punti sull'Inter che ha perso con la Samp, 3 punti col Napoli che ha perso in casa con lo Spezia. Questa giornata è clamorosamente positiva per la Juventus. E quante volte abbiamo detto che da mercoledì 6 gennaio 2021, il giorno della Befana, sarebbe iniziata la vera e propria rincorsa, il vero e proprio campionato che dovrà dirci chi siamo e dove potremo arrivare. È iniziato nel migliore dei modi questo filotto di 40 giorni di partite importantissime, quei famosi 21 punti che avremo nelle 7 di campionato in cui andiamo a giocarci gli scontri diretti. Sono già 18 punti da conquistare perché 3 li abbiamo già presi e li abbiamo presi stasera. Ci sono tante altre cose da sistemare,
E questo in fuori luogo, è fuori dubbio, anche sul mercato qualcosina andrà fatto, però anche la risposta per dire di Frabotta, il giocatore che è stato buttato all'interno della mischia per esigenza, tanta roba. Poi c'è stato un episodio probabilmente impattante ai fini del risultato, e va detto, ed è stato il giallo di Bentancur, esattamente uguale a quello di Borja Valero qualche settimana fa con la Fiorentina. Mi ricordo che mi sono arrabbiato molto per un fallo del genere, quindi capisco benissimo che probabilmente anche tra i tifosi del Milan ci sarà tanta rabbia per questo episodio. Non c'è bisogno di dirlo, era clamorosamente secondo giallo e rosso, che avrebbe sicuramente condizionato anche il resto della partita. Al di là di questo, sapete che di arbitri non mi piace parlare quasi mai, era giusto dovere di cronaca riportare questa cosa. So che molti sono arrabbiati anche per dire sul gol del Milan dell'1-1. Per me non è mai fallo quello su Rabiot, sul contropiede su cui poi si sviluppa il gol del Milan. Ma ripeto, parlare di arbitri in una partita così bella e secondo me interessante, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con azioni da una parte e dall'altra, e il Milan ha veramente dei giocatori che anche in contropiede sanno fare male. Secondo me la Juve stasera è stata molto attenta. Domani sottolineeremo anche i meriti difensivi, per dire Bonucci, uno di quelli che ultimamente non si stava prendendo proprio dei complimenti dal sottoscritto, perché lo vedevo un po' scricchiolare. Stasera ho visto super attento, concentrato, un Szczęsny colossale che ha fatto delle parate incredibili, ha bloccato dei palloni lì. Adesso sto andando nei singoli, perché alla fine ci arrivo nei singoli. Ancora una volta, secondo me, il centrocampo un po' indietro. Poi all'inizio avevano dei dubbi sulla formazione, la prima cosa che saltava all'occhio era: ma dov'è McKennie? Come si fa a non far giocare McKennie? Bam! Entra e arriva. Quindi va dato merito a Pirlo, secondo me, perché la formazione alla fine l'ha indovinata, e anche i cambi si sono rivelati super decisivi, perché escono Chiesa e Dybala, i due che hanno fatto due gol e due assist, ed entrano Kulusevski e McKennie nello stesso cambio, e poi saranno gli stessi che avranno gol e assist qualche minuto dopo. Quindi ancora una volta Pirlo ci ha visto, ancora una volta magari no, questa volta Pirlo ci ha visto lungo sui cambi. E poi un'altra roba che voglio dire: il risultato nel primo match point scudetto, nello scontro diretto, lo risolvono Chiesa con una doppietta e McKennie con un gol, e tra l'altro Kulusevski con l'assist del gol del 3-1. Sono tre giocatori inediti per la Juventus, arrivati in questa stagione, che alla prima annata sono in Serie A con la maglia della Juve. Quello che vi voglio chiedere per una volta è: tutte le volte sentiamo paratici incompetente, paratici out, paratici non sai fare il tuo mestiere. Questa volta il primo match point scudetto, scontro diretto, è stato risolto da nuovi, da un mercato di riparazione, da un mercato estivo, scusate, che secondo me è stato molto alto di livello, ve l'ho già ripetuto, e spero che nel mercato di riparazione si possano fare dei colpi intelligenti come questi. Vedremo dove arriveremo, vedremo cosa succederà. Io questa sera vado sicuramente a letto contento. Noi ci vediamo domani qua sul canale per le classiche canoniche pagelle del giorno dopo. Vado a letto veramente soddisfatto, ma voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Fino alla fine, forza Juventus. Ragazzi, ci saranno 40 giorni di fuoco.